Love is in the air, 13-17 dicembre, Sir Khan scoprirà tutta la verità. Le trame della prossima settimana ci raccontano che Deda racconterà a Sir Khan la verità sulla piccola Kiraz. Eda non riuscirà a raccontare tutto quello che è accaduto durante questi 5 anni a voce di assenza da Sir Khan e per questo motivo affiderà i suoi pensieri ad una lettera con destinatario proprio l'architetto. Ma Melo riuscirà a trovare la lettera prima che lo faccia Sir Khan, perché crede che all'interno ci sia la verità sulla piccola Kiraz. Nel frattempo Sir Khan inviterà Eda nel suo ufficio con la scusa di approfondire alcuni problemi di lavoro, in realtà però è solo una scusa per poter stare da solo con lei. Eda sarà molto in imbarazzo, ma almeno dal punto di vista lavorativo riusciranno a ritrovare un feeling ormai perso da tempo. E con questa scusa Sir Khan deciderà di organizzare una cena in ufficio per cercare ancora una volta di avvicinarsi a lei. E sembra riuscirci perché i due saranno molto vicini, ma questa atmosfera romantica sarà interrotta da una telefonata da parte della piccola Kiraz. Ma Sir Khan si renderà protagonista di una scenata di gelosia perché crederà che Eda stia parlando con un uomo. Eda ritornerà a casa e dopo aver affrontato Sir Khan dovrà affrontare anche la zia e Melo, che con la lettera in mano la costringeranno a raccontare tutta la verità a Sir Khan Bolat. Eda ancora non sa però che qualcuno a suo insaputo ha chiesto il DNA della piccola perché sospettano che sia proprio figlia di Sir Khan. Questo ragazzi e tanto altro ci aspetta nella prossima settimana di Love is in the Air dal 13 al 17 dicembre. Se ti va, tu continua a seguirmi, iscriviti al mio canale e attiva la campanellina.